Buon pomeriggio, mercoledì 25 di marzo, oramai più di un mese da quando è iniziato il periodo dell'infezione al coronavirus qui in Veneto. I giorni sembrano tutti uguali, ma ecco, e sembra passato un secolo. Allora, oggi il bollettino è un po' più pesante degli altri giorni, ma partirei anche a livello locale, ma partirei dal solito quadro regionale. Nelle ultime 24 ore, cioè dalle ore 8 di ieri alle 8 di stamani, abbiamo avuto 494 casi positivi in più, con 89 ricoveri in area critica e 12 ricoveri in terapia intensiva. Questo a dire che cosa? Che la marea, quell'alta marea di cui parlavo nei giorni scorsi, continua, quindi la situazione è ancora particolarmente impegnativa. C'era stato un rallentamento della crescita della curva, nelle ultime 24 ore 494 casi positivi in più è un numero importante, non significa che c'è una recrudescenza dell'infezione, è sempre la stessa che prosegue e continua con questi andamenti un po' più altalenanti da un giorno all'altro, ma è sempre lui, è sempre lei l'infezione da coronavirus. Questo per quanto riguarda il quadro generale. Per quanto riguarda invece il quadro locale, abbiamo una novità importante che riguarda l'ospedale di Trecenta e alcune situazioni di positività riscontrate con i tamponi eseguiti ieri. Ricapitolo un attimo, l'ospedale di Trecenta è stato individuato dalla regione come ospedale Covid per il Polesine, cioè l'ospedale dove andare a destinare, ad allocare tutti i pazienti affetti da patologia da coronavirus, sia per quanto riguarda l'area critica, quindi i letti di terapia intensiva, dove ne sono previsti 29, sia per quanto riguarda l'area semi-intensiva con 20 semi-intensiva respiratoria con 20 posti letto, sia per l'area non critica 100 posti letto. Noi avevamo iniziato nei giorni scorsi già da una settimana a non ricoverare più nessuno a 300 e a svuotare i pazienti degenti a 300, trasferendoli presso altri reparti di Rovigo o di Adria o altre strutture del territorio. Prima di dare il via al loro trasferimento, abbiamo eseguito a questi pazienti, prima di trasferirli, eseguiamo sempre il tampone in maniera che quando escono da 300 sappiamo che sono negativi per non correre il rischio di portare un paziente positivo, sconosciuto essere positivo, ma un paziente positivo in un altro ospedale. Ecco, proprio facendo questa attività sistematica di esecuzione del tampone ai degenti, oltre che parallelamente ai nostri operatori, come lo facciamo per gli operatori di Rovigo, come lo facciamo per i dipendenti di Adria e per quelli che operano sul territorio, abbiamo avuto il riscontro di 7 positività tra i pazienti e di 4 positività fra i dipendenti. Si tratta di 2 medici e di 2 infermieri. Allora, per quanto riguarda i 2 medici e i 2 infermieri, sono tutti asintomatici, completamente asintomatici. Come dicevo, la positività è emersa dall'esecuzione dello screening, quindi dal test appunto del tampone che stiamo facendo a tutti i nostri operatori, a tutti i nostri dipendenti sanitari. E quindi sono emerse queste 2 positività. Chiaramente sia i 2 medici che i 2 infermieri sono stati posti in isolamento, sono asintomatici, come dicevo, quindi posti in isolamento domiciliare.
parte la catena dei contatti e non solo dei contatti per quanto riguarda i colleghi, ma anche per quanto riguarda ovviamente i degenti. Per quanto riguarda gli ospiti, per quanto riguarda i pazienti ricoverati a 300, come ho detto, abbiamo avuto 7 positività. Si tratta di 3 pazienti della riabilitazione, di 3 pazienti e di 4 pazienti della lungodegenza. Questi 7 pazienti sono stati trasferiti diciamo nell'area Covid-1 di 300, cioè negli spazi che abbiamo previsto appunto che erano stati completamente liberati, sanificati e attrezzati con appunto anche tutta una serie di letti nuovi e di ventilatori per la terapia semintensiva respiratoria. Ecco, sono stati trasferiti nella mattinata presso il primo nucleo di pazienti Covid positivi di 300. Quindi abbiamo i primi 7 pazienti positivi di area non critica ricoverati a 300. Cosa succede adesso nei reparti di 300? Nessun allarmismo. Non direi che non si può parlare di un focolaio all'ospedale di 300, nessun allarmismo, anche perché, come ho detto prima, noi abbiamo iniziato l'attività di esecuzione dei tamponi sia al personale che ai degenti già da 3-4 giorni. Ad esempio, tutti i degenti presso l'ospedale di comunità sono risultati tutti negativi. Per quanto riguarda il personale, tutto il personale, infermieri, OSS dell'ADI di 300, sono risultati tutti negativi. Gli operatori della riabilitazione, a parte i due medici e i due infermieri di cui ho parlato, tutti gli altri sono negativi. Stiamo completando l'esecuzione dei tamponi a tutto il resto del personale e anche a tutto il resto dei ricoverati. Quindi possiamo parlare di una situazione che è molto, come dire, concentrata, ecco, non di una situazione diffusa a tutto l'ospedale. E difatti stiamo parlando di dipendenti della riabilitazione e non di degenti e di ospiti e di alcuni degenti ho detto 4 dipendenti, 4 operatori della riabilitazione, 2 medici e 2 infermieri e 3 pazienti della riabilitazione e di 4 pazienti della lungodegenza, che sono in aree, quindi sono in aree concentrate, separate dagli altri reparti. Ripeto, prosegue l'attività di esecuzione dei tamponi che completeremo oggi per quanto riguarda tutti gli ospiti che sono presenti, tutti i degenti che sono presenti a 300 e tutti gli operatori di 300. Ma come vi ho detto, alcune altre parti reparti nei quali era stato eseguito il tampone tra ieri e l'altro ieri, sono risultate pulite, quindi con operatori e ospiti con tampone negativo. Vi dicevo che stiamo quindi svuotando l'ospedale di 300 dagli degenti che erano ricoverati proprio per trasformarlo completamente nell'ospedale Covid. Abbiamo già il primo nucleo di 30 posti letto, che comprende 20 letti di terapia semi-intensiva più 10 letti di area non critica, che sono
preparati, puliti, liberi, che erano completamente liberi, quindi non toccati dal tema della positività dei tamponi che ho accennato prima. E in questa prima area di 30 letti verranno trasferiti i 7 pazienti positivi. Si tratta dell'area che era fino a pochi giorni fa dedicata alla medicina donne. L'assistenza sarà fornita dagli infermieri della medicina donne e dai medici della medicina donne insieme con il supporto di medici pneumologi e di medici infettivologi di Rovigo. Abbiamo già liberato anche un'altra area che verrà sanificata e sarà disponibile per altri 30 posti letto da dedicare ai pazienti Covid positivi di area non critica. Stiamo concentrando gli ospiti, i pazienti attualmente presenti a Trecenta, li stiamo concentrando in un'area diversa, appunto li stiamo portando via dalla riabilitazione e dalla lungodegenza, che verrà poi, quelle aree verranno sanificate, li stiamo portando mantenendo l'isolamento, li stiamo portando quindi in un'altra area dell'ospedale. A tutti verrà eseguito il tampone in maniera da confermare la negatività vedere se rimane confermata la negatività dei tamponi eseguiti anche 2 giorni fa, in maniera che questi pazienti che sono oggi ospitati a Trecenta, a parte quelli già risultati positivi e che verranno trasferiti presso altre strutture, escano dall'ospedale di Trecenta con l'assoluta sicurezza di avere un tampone negativo, anche ripetuto 2 volte, in maniera da avere la certezza che i pazienti che vengono spostati da Trecenta a Rovigo, a Santa Maria Maddalena, ad Adria o altre strutture del territorio, ripeto, certezza che abbiano un tampone negativo. Quindi, 300 è di fatto già entrato in azione come ospedale Covid, per pazienti Covid positivi, anche per quanto riguarda l'area non critica, oltre ai 6 pazienti che abbiamo ricoverati nei letti della terapia intensiva, sempre lì a Trecenta. L'importanza di avere una struttura dedicata ai pazienti Covid positivi, capite che è notevole, è assoluta l'importanza, ecco, di avere questo ospedale dedicato, proprio perché lì possiamo concentrare tutte le persone che hanno una positività al virus. Nelle 3 graduazioni di complessità, area non critica, cioè pazienti che hanno bisogno solo dell'assistenza medica, area semi-intensiva respiratoria, pazienti che hanno bisogno di un supporto respiratorio, che non vengono intubati, che non hanno bisogno del ventilatore meccanico, ma che hanno bisogno di un supporto respiratorio, che è la cosiddetta pressione positiva continua, perché questi pazienti manifestano insufficienza respiratoria, e infine i pazienti più gravi che hanno bisogno di terapia intensiva, cioè che vengono intubati, attaccati a un ventilatore meccanico. Ribadisco per tutti i cittadini, per i familiari delle persone, per i familiari delle persone che sono ricoverate a Trecenta e per tutti coloro che operano nell'ospedale di Rovigo, nell'ospedale di Adria, nelle altre strutture sanitarie dove andremo a trasferire i pazienti attualmente ricoverati a Trecenta. Bene, questi pazienti che saranno trasferiti,
una parte lo abbiamo già fatto e quelli che saranno trasferiti domani, dopodomani, ripeto, sono stati tutti trasferiti e verranno trasferiti con un tampone negativo. Non andremo certamente ad inquinare le altre strutture. Quindi faremo tutta questa operazione rispettando i massimi livelli di sicurezza. Come è avvenuto il contagio di queste persone? Io credo che trattandosi tra l'altro per quanto riguarda i pazienti ricoverati di persone che erano presenti lì anche da lungo tempo, stiamo parlando di 3 pazienti della neuroriabilitazione, quindi degenti da lungo tempo e di pazienti della lungo degenza, già presenti a lungo tempo, credo che la spiegazione più ovvia, più logica sia quella che è stato magari qualche nostro operatore che ha contratto il virus al di fuori dell'ospedale e poi l'ha portato dentro. È una situazione che può verificarsi. Per quanto gli operatori lavorino con muniti di dispositivi di protezione, credo che questa possa essere la spiegazione più probabile, ecco, proprio perché, ripeto, i pazienti erano presenti anche da lungo tempo, e non credo che sia stato un paziente che, quando dico da lungo tempo, vuol dire erano presenti, erano ricoverati questi 7 pazienti risultati positivi da più di 14 giorni. Quindi, è più probabile che il contagio sia avvenuto attraverso qualcuno dei nostri operatori, tenendo anche presente che stiamo parlando di 4 dipendenti, 2 medici e 2 infermieri positivi che operano nell'ambito della riabilitazione e i pazienti che sono positivi sono 3 della riabilitazione, 4 della lungodegenza, dove operano anche in lungodegenza i nostri professionisti della riabilitazione. Ora l'obiettivo, come dicevo, è quello di continuare a organizzare l'ospedale di Trecenta come ospedale Covid. Ovviamente tutto questo avverrà, come ho già detto, nella massima sicurezza. L'area che da oggi ospita i 7 pazienti positivi era un'area che era stata sgomberata, sanificata, preparata per i pazienti positivi, per accogliere appunto i pazienti positivi. E come ho già detto, continueremo a svuotare il resto dell'ospedale, previa esecuzione del tampone ai nostri pazienti, come pure ho già detto, oggi completano l'esecuzione del tampone, lo completa tutto il personale che opera a 300, quindi avendo domani il quadro preciso e completo di quelle che sono le positività a 300. Operatori positivi in isolamento. Pazienti positivi, se ce ne saranno altri oltre ai 7, ma mi auguro di no, rimarranno ricoverati a 300 in area Covid. I pazienti che hanno il tampone negativo, quelli anche in particolare che hanno 2 tamponi negativi, ripetuto che l'avevano già fatto 2 giorni fa e lo ripetono anche oggi. Va bene, questi pazienti verranno trasferiti presso le altre strutture. Cercheremo di tenere un criterio geografico per cui le persone dell'Alto Polesine di trasferirle in strutture o dell'Alto Polesine o a Rovigo, insomma, evitando magari il trasferimento ad Adria, persone del Medio Polesine tra Rovigo e Adria. Questo per quanto riguarda la situazione di Trecenta. Certamente è una novità importante, però non drammatica, nel senso che queste situazioni ce le potevamo aspettare.
Per quanto riguarda invece, questo riguardava 300, per quanto riguarda invece il bollettino, diciamo, più consueto delle positività, oggi abbiamo avuto il riscontro di 2, 4, di 5 situazioni di positività che riguardano cittadini polesani residenti in Polesine, più altre 2 positività di cittadini residenti in Polesine, ma che vivono, che sono domiciliati da lungo tempo e che vivono al di fuori della provincia, in provincia di Padova. Comunque ancora ufficialmente residenti, per cui il bollettino è di 2, 4, 7 situazioni di positività. A queste si aggiunge poi un paziente ricoverato che ha eseguito il tampone e del quale abbiamo avuto il referto positivo stamane, quindi diventano 8 più gli 11 di 300 e siamo a 19. Quindi bollettino pesante oggi, come dicevo. Per quanto riguarda queste situazioni, vi dico così, vi do qualche elemento dei singoli casi che mi dà lo spunto poi per alcune considerazioni di carattere generale. Abbiamo una ragazza del 1985 dell'Alto Polesine, era venuta a contatto con una persona positiva nei giorni scorsi, riscontrata positiva nei giorni scorsi, e nei giorni scorsi vuol dire pochi giorni fa, quindi questo significa che nel giro di pochi giorni, 5-6 giorni al massimo, quest'altra persona ha manifestato appunto la positività. A ribadire che se stiamo parlando di un virus ad alta contagiosità e che ci mette veramente poco tempo per annidarsi nella persona, nell'ospite e dare luogo alla positività. E poi ancora una donna del 1954, sempre dell'Alto Polesine, sempre venuta a contatto con una persona che era positiva e quindi anche questa riscontro appunto di tampone positivo. Poi abbiamo un'altra persona del 1975, sempre Alto Polesine, che è un operatore sanitario in una struttura extra ULSS, una struttura che già nei giorni precedenti aveva avuto riscontri di positività, per cui l'ha contratta sul posto di lavoro, probabilmente. Poi ancora una signora del 1967, sempre Alto Polesine, e anche questo un operatore sanitario che opera in una struttura che è fuori provincia, in una struttura fuori provincia. Ancora un'altra signora del 1982, sempre Alto Polesine, anche questo operatore sanitario in una struttura del Ferrarese e anche questa sul luogo di lavoro ha eseguito il tampone e è risultato positivo. E infine abbiamo altre 2 situazioni, una signora del 68 del Basso Polesine, che lavora in una struttura sanitaria fuori provincia, anche lei ha eseguito il tampone presso la struttura dove lavora. E infine un'altra donna del 1988, del Medio Polesine, anche questa che è domiciliata e lavora nel Padovano e ha avuto questo riscontro di positività. Quindi 7 casi di positività. Come avete capito, oggi la
parte del leone la fanno le donne solitamente, nella maggior parte nei giorni precedenti la prevalenza, la netta prevalenza dei casi era di sesso maschile, questa volta abbiamo una netta prevalenza del sesso femminile. Rimane comunque nell'andamento generale dell'infezione una prevalenza dell'infezione nel sesso maschile rispetto a una maggiore incidenza dell'infezione nel sesso maschile rispetto al sesso femminile. Avete sentito i dati anagrafici? Stiamo parlando di persone che vanno dal 1900 54 al 1988, quindi persone diciamo abbastanza giovani nel complesso e a conferma che non è solo appannaggio delle persone anziane questa infezione. Stiamo, dicevo, un bollettino pesante perché agli 83 a cui eravamo arrivati ieri si aggiungono quindi la persona già ricoverata che è risultata positiva, le 7 persone di 300. I sette casi positivi che ho citato ora, tutti posti in isolamento domiciliare e le 11 persone di 300, 7 che rimangono ricoverati e 4 in isolamento domiciliare. Per un totale quindi di 90. 90, 101, 102. Abbiamo superato quota 100 con 102, quindi persone positive in Polesine, rimanendo comunque il Polesine con una numerosità nettamente inferiore rispetto a tutte le altre province. Ricordando anche che il Polesine è la provincia che ha il più alto indice di vecchiaia, cioè quelle situazioni che sono soggette a maggior rischio nel caso di contagio, però devo dire che non abbiamo avuto, cioè che la prevalenza, che la numerosità maggiore dei casi positivi non è nelle persone più anziane, anzi, diciamo che il 60% circa delle persone positive, di quei 102 casi di cui vi ho detto, sono persone che hanno meno di 65 anni, meno di 65-70 anni. E evidentemente le persone più anziane sono state anche più attente fin dall'inizio e hanno meglio accolto l'invito a rimanere a casa e devono continuare a comportarsi così. Il fatto che il 60% circa siano persone, diciamo, giovani o adulti in età lavorativa, è un'ulteriore dimostrazione che l'attività di spostamento legata all'attività lavorativa e in particolare l'attività di spostamento presso le province, soprattutto di Padova, di Verona e di Mantova, ha rappresentato una situazione appunto che è stata favorevole al contagio. In effetti, nel territorio polesano noi non abbiamo mai avuto un focolaio locale e, come ho detto molte volte, la maggior parte dei casi è proprio legata agli spostamenti che le persone polesane hanno fatto prevalentemente per motivi di lavoro fuori provincia. Quindi la grossa fetta dei casi positivi ha un contatto indice, cioè dove siamo riusciti a ricostruirlo, a individuarlo in maniera abbastanza chiara, ha avuto un contatto indice al di fuori della provincia
della provincia di Rovigo. Il virus, come vi dicevo, è un virus molto contagioso. Stavo dicendo della numerosità dei casi in provincia di Rovigo, che è comunque la più bassa nel Veneto, e ribadisco che al di là delle cose dette prima e del fatto che non c'è mai stato un focolaio a livello polesano, e questo è stato importante, questa numerosità più bassa rispetto alle altre province è in buona parte legata anche a quel grosso lavoro, come ho già detto tante volte, di identificazione rapida dei casi positivi, ma soprattutto del porre in isolamento le persone che sono venute a contatto con i casi positivi. Metterli in isolamento il più rapidamente possibile, in maniera che a loro volta non vadano a contagiare altre persone. A proposito dell'isolamento e quindi della necessità di osservarlo in maniera rigorosissima, al di là del fatto che il DPCM prevede anche importanti sanzioni per chi non rispetta l'isolamento, dicevo, è fondamentale rispettarlo in maniera assoluta, proprio perché quella, come ho detto, è la misura importante proprio per prevenire il rischio di contagio. A proposito dell'isolamento, allora, riceviamo diverse chiamate da persone che dicono: ma io sono in isolamento, ho anche la sintomatologia, perché non mi fate il tampone? Ora, io non voglio addentrarmi in spiegazioni di carattere tecnico, igienistico, clinico, ma guardate, la misura veramente importante, fondamentale, è porre la persona in isolamento, tirarla via dal contesto sociale e dai contatti che può avere con altre persone. L'esecuzione del tampone ovviamente la utilizziamo per confermare la diagnosi in un caso sospetto, cioè un caso sospetto che non è in isolamento, un caso sospetto, e avere quindi la conferma della diagnosi, vale a dire il caso che presenta sintomatologia, che ci riferisce che è stato a contatto con una persona positiva, oppure la sola sintomatologia molto suggestiva. Allora, il caso sospetto, prima di tutto, quando abbiamo il sospetto che ci sia una situazione di infezione da coronavirus, quella persona lo mettiamo in isolamento se può rimanere a domicilio, oppure lo ricoveriamo se ha sintomi da ricovero. Viene eseguito il tampone, ma la prima azione importante è metterlo in isolamento o a casa o ricoverato. Parte il tampone che ci conferma la diagnosi. L'azione poi più importante è quella di ricercare tutti i contatti che questa persona ha avuto e metterli in isolamento domiciliare il più rapidamente possibile. La cosa più importante non è fare il tampone a tutte queste altre persone, è metterle i contatti, cioè le persone che sono venute a contatto con la persona positiva, metterle in isolamento. Quella è l'azione più importante che noi possiamo e che dobbiamo fare. Quindi, se non viene eseguito il tampone ad una persona che è in isolamento domiciliare, non è perché non si vuole, perché non abbiamo tamponi o perché non abbiamo tempo o quant'altro, assolutamente nulla di tutto questo, perché la misura più importante è di averlo posto in isolamento. Valutare nei 14 giorni l'andamento della sintomatologia. Se in 14 giorni non compare sintomatologia, indipendentemente dall'esecuzione di tampone, noi sappiamo che quella persona non presenta il coronavirus. Se invece compare sintomatologia, che può essere gestita a domicilio e dura anche più dei 14 giorni,
Si prosegue l'isolamento e si valuterà l'eventuale esecuzione del tampone se si ritiene da un punto di vista clinico necessario. Ma ripeto, il tampone è lo strumento che ci permette di confermare una diagnosi di coronavirus in una persona altamente sospetta. L'isolamento dei contatti è l'altra azione che dobbiamo mettere in campo ed è più importante dell'esecuzione dei tamponi a queste persone poste in isolamento. L'attività dei tamponi prosegue, come ho detto, è partita da ieri l'attività appunto di processazione a 300. Oggi è arrivata anche l'altra macchina che attendavamo, acquistata dalla regione, da Azienda Zero, per cui riusciremo ad aumentare il numero dei tamponi che siamo in grado di processare localmente, oltre a quelli che possiamo inviare a Padova. Avete capito anche dalle mie parole iniziali che in questo momento l'esecuzione dei tamponi è molto concentrata sul personale e sugli ospiti di 300. Stiamo quindi facendo a tappeto, tra l'altro ieri e oggi, stiamo facendo a tappeto il tampone a tutti gli ospiti di 300 e a tutti gli operatori di 300, sia dell'ospedale che dell'ADI, e anche l'ospedale di comunità. Quindi in questa fase siamo molto concentrati su questa attività per quanto riguarda i tamponi per lo screening. Prosegue ovviamente l'attività dei tamponi per i casi sospetti, dai quali poi risultano quelle positività come le 7 che vi ho detto. Quindi, dicevo, giornata pesante nel complesso dal punto di vista del bollettino, ma come ho detto altre volte, questa giornata più pesante di altre non significa che è ritornato il temporale rispetto magari a qualche giorno fa che avevamo un po' di sole. È l'andamento di questa patologia. Ve l'ho detto tante volte, io mi aspetto giorno per giorno in questo periodo e ancora per parecchio tempo, riscontri di positività, con impennate magari un giorno 2-3 e altri giorni 8-12 o ancora di più. L'andamento è questo, è un virus contagioso. In certi casi poi è un virus che presenta anche un'alta carica, un'alta virulenza e che dopo il contatto che la persona ha avuto con il caso positivo, anche in 3-4 giorni al massimo compare la sintomatologia. È un virus che ha elementi subdoli perché anche richiede tempi lunghi anche per l'eventuale guarigione. Si sta vedendo dal punto di vista dell'esperienza scientifica che si sta raccogliendo, sta vedendo che possono esserci anche casi di ritorno, che possiamo avere situazioni che una volta negativizzate poi possono anche ritornare positive. Quindi è un virus rispetto al quale, ripeto, non possiamo assolutamente abbassare la guardia. La situazione di rischio contagio durerà ancora a lungo. Le misure di contenimento del contagio rimangono quelle che oramai conosciamo bene, le precauzioni dal punto di vista igienico, le distanze e soprattutto il contenimento, cioè evitare i contatti con altre persone se non per le cose strettissimamente necessarie. Bisogna continuare a tenere veramente molto molto alta la guardia della precauzione. E per quanto riguarda ancora 300, vabbè, ieri sono arrivati 6 ventilatori dalla regione, 6 ventilatori meccanici che attendevamo, per cui adesso siamo arrivati ad attivare
li stanno montando stamane, li stavano montando stamattina, insomma, entro oggi termineranno di testarli. Quindi arriviamo a 16 posti letto di terapia intensiva. Come vi dicevo, 6 sono già occupati. E il mio timore è che questa occupazione prosegua lenta ma inesorabile ancora per nelle prossime settimane. Abbiamo quindi in totale erano 29, 30, 37 ricoverati con il paziente che era ricoverato a Rovigo, che ha avuto oggi il riscontro di positività, e con i 7 pazienti di 300. Quindi abbiamo un totale di 37 pazienti ricoverati, dei quali 6 in terapia intensiva a 300, i primi 7 appunto a 300. Questi pazienti ricoverati, gli altri pazienti affetti da coronavirus, ricoverati a Rovigo, verranno trasferiti in quell'area Covid-1, in quello spazio di 30 posti letto di cui vi ho parlato prima, a 300, dove abbiamo allestito 20 letti di semi-intensiva respiratoria, letti ognuno con il proprio ventilatore per la CPAP, per la pressione positiva. Quindi verranno trasferiti in questi giorni da Rovigo a 300, in maniera da avere quindi tutti i pazienti Covid positivi lì. Si trasferiranno anche i nostri medici pneumologi infettivologi, che verranno aiutati dai medici sia degli internisti che dagli altri medici di 300. Direi che per oggi non ho molto altro da aggiungere. Ci sono due La domande prima che... domanda è, molti utenti chiedono della psichiatria di 300, se resterà a 300 o se verrà spostata. Sì? E la seconda è se gli appuntamenti di 300 verranno spostati in altre sedi, insomma. Allora, per quanto riguardano le degenze psichiatriche di 300, rimarranno a 300, anche perché non abbiamo altre aree attrezzate per spostare quei pazienti. Nelle nuove schede ospedaliere approvate l'anno scorso, è previsto che tutti i posti letto di degenza della psichiatria, quelli che ora sono a 300, quelli che sono ad Adria, vengano trasferiti a Rovigo. E per questo dobbiamo eseguire dei lavori all'ospedale di Rovigo per realizzare, appunto, ristrutturare un'area da adibire a nuovo reparto per le degenze psichiatriche unificate, quelle di Adria e quelle di 300. Però non è ancora pronto, quindi rimarrà a 300. È un'area che è già fisicamente oggi divisa dalle altre aree di degenza dell'ospedale, quindi è un'area anche con personale completamente dedicata, quindi è un'area che non corre alcun rischio dal punto di vista del rischio di contagio rispetto alle positività di cui vi ho parlato prima. Chiaramente anche il personale della psichiatria di 300 viene sottoposto a tampone, come pure anche gli ospiti della psichiatria, però è un'area di per sé già fisicamente separata dal resto dell'ospedale. Mentre invece per quanto riguarda le attività ambulatoriali di 300, ecco, queste verranno drasticamente ridotte e verranno trasferite sui punti sanità del territorio, oppure su Rovigo, oppure quelle che non sono urgenti e che non hanno visite urgenti o controlli strettamente necessari. Tutto ciò che non è necessario come da disposizione regionale, per noi come per tutte le altre aziende sanitarie, verranno differite più avanti.
Ecco, rinnovo l'invito alle persone, non telefonate, non chiamate al CUP per sapere ma quando verrà spostato l'appuntamento, quando sarà la nuova data, perché quando ovviamente riprenderemo un'attività di specialistica, di esecuzione delle visite di specialistica ambulatoriale normale, diciamo, prima di riprenderla, ecco, contatteremo tutte le persone per informarle sui nuovi appuntamenti. Un'ultima informazione, abbiamo attivato, stiamo completandolo, un servizio di videochiamata per i pazienti della salute mentale, proprio perché in ragione della drastica riduzione delle visite che possono essere effettuate all'interno dell'ospedale ai pazienti. Abbiamo quindi attuato un sistema di videochiamata per i pazienti degenti nei posti letto della psichiatria. Questo l'abbiamo già attivato, mentre stavo dicendo, stiamo attivando, probabilmente se non è oggi è domani, al massimo dopodomani, un'attività di supporto psicologico per i nostri operatori e anche per gli utenti. È chiaro che questa partita del coronavirus ci vede impegnati. In particolare gli operatori della sanità li vede impegnati in un'attività professionale molto più intensa di prima, ma anche in un impegno dal punto di vista psicologico molto più importante, molto più impegnativo di prima. Con situazioni anche particolari, ecco, situazioni che sono quelle che vedete anche quotidianamente, anche nei telegiornali, insomma. E quindi può essere utile un'attività di supporto dal punto di vista psicologico, ma lo stesso vale anche per gli utenti, persone che sono poste in isolamento domiciliare, che sono sole, quindi non possono per l'isolamento uscire, quindi avere quantomeno la possibilità di un contatto che non è solo per un conforto, ma proprio anche di supporto dal punto di vista psicologico, che possa spiegare quali sono i comportamenti più opportuni da tenere per non avere cedimenti psicologici. E stiamo anche attivando un'attività telefonica che faremo noi azienda nei confronti delle singole famiglie a supporto appunto delle famiglie dei disabili fisici, psichici e per l'area dei minori, per quelle situazioni che prima frequentavano i centri diurni sono chiusi da qualche tempo, rimarranno chiusi ancora per un po'. Queste persone, ragazze, persone adulte, disabili fisiche, psichiche, i minori che seguivano l'attività presso i centri diurni, oggi sono a domicilio, quindi abbiamo attivato un servizio che aiuterà le famiglie, cioè chiameremo quotidianamente noi le famiglie per chiedere come va e per dare quei supporti informativi che possono essere utili in questi frangenti. Ci risentiamo domani, spero con una situazione migliore di quella di oggi. Buon pomeriggio.